Ed oggi siamo con Susi Pariante. Ciao Sandro. Bellezza meridionale. Grazie. Bellezza mediterranea, bellezza napoletana. Mamma, le ha dette tutte. Ma lo sai che sei una delle tante artiste napoletane, donna, perché ne ho avuti fino adesso tutti maschietti. E tanti amici napoletani io ho qui che vivono a Roma. Tu vivi a Roma già da... Io vivo a Roma da 12 anni e l'ho scelta proprio come città. Sì? Sì, perché quando ero piccola... il desiderio mio di che mi doveva portare alla Befana, mia mamma mi chiedeva: allora Susi, che cosa ti deve portare alla Befana? Roma. E io ogni volta in questa letterina scrivevo che volevo andare alla Fontana di Trevi a lanciare la monetina. E quindi ogni anno lei me lo diceva sempre: allora la Befana, il desiderio era sempre lo stesso. Ma tu perché sei fatto arrivederci Roma, speriamo di non dire mai arrivederci a Roma. Però l'hai lanciata la monetina poi quando sei... Sempre, l'ho sempre lanciata la monetina e quindi il desiderio era proprio quello di viverla a Roma. Perché quando ero piccola guardavo con mia nonna i film in bianco e nero di Totò e Peppino oppure di Aldo Fabrizi e vedevo questa Roma che non so che cosa mi faceva, però mi dava un senso di evasione, no? Cioè di evadere da tutto quello che vivevo, insomma. Beh, senti, da romano questo tuo amore per Roma non può che farmi piacere, però io non posso non farti parlare di Napoli. Ah, sì. Perché comunque penso che ritorniamo da terra madre. La tua teatralità nasce anche comunque dal fatto di essere napoletana. Senti, come hai cominciato a fare la teatralità? Guarda, è stato un caso. È stata colpa di un'immagine. Un'immagine che mi ha totalmente rapita. Ero fuori la scuola, alle scuole superiori al Vomero, vicino allo stadio Collana. E lì c'erano dei ragazzi che davano i volantini. E io invece di buttare quel volantino, che io di solito li butto sempre quando non mi interessa qualcosa, invece di buttarlo l'ho chiuso, l'ho messo in tasca e mi ha accompagnato fino a casa. Perché quando ho svuotato la cartella, mia madre ha visto questo foglio e mi ha detto: lo buttiamo in mezzo alle altre carte. Dissi: no, aspetta. Mamma, leggiamolo perché mi interessa, voglio provare a fare teatro. Bellissimo. E questa immagine era proprio un Pulcinella. Pulcinella. Cioè c'era un Pulcinella con questa, con la maschera, con una mossa molto simpatica, no? E quindi chiamammo al Teatro Diana a Napoli, feci questo provino e Giancarlo Cosentino, che se mi vedi ti saluto tantissimo, Giancarlo Cosentino mi aprì la porta del, insomma, del laboratorio e mi fece questo provino. Io pensavo che non era andato bene, però poi quando ricevemmo la telefonata del teatro e mi avevano presa, mio padre andò a comprare lo spumante. Cioè era talmente più contento di me che io andassi a fare questo teatro. Ma tu lo sai che è una cosa molto importante per i genitori, molto, per chi fa il nostro lavoro. Insomma, io pure vengo da una famiglia di artisti, quindi hanno dato quasi per scontato insomma, il fatto che io facessi questo lavoro, e mentre invece molti hanno dovuto combattere con il volere dei propri genitori, quindi insomma da questo punto di vista per me è stato più forte vedere quell'immagine di mio padre e di mia madre che festeggiavano con me più che l'idea di me, esatto, no? Di aver superato. Senti, però, io magari adesso mi viene in mente una cosa, visto che tutto nasce da quell'immagine di Pulcinella, mi dedichi qualcosa a Pulcinella? Sì, e beh, appunto sono molto legata a questa figura i sensi. E guarda, quello che mi viene in mente è proprio un tratto proprio dalla Lucilla Costante, che è molto molto famoso, insomma, di ora non mi viene in mente, però appunto la Lucilla Costante. Isoppo Lucionella Cetriul, figlie tammer, catammer, cocommer e cetriul, e di messere unze, dunze, trinze e quiri quarinze. Quanti stelle che ci stanno in giro, volesse pigliare che li stella, proprio che là, a volesse pigliare e a volesse mettere un coppa su a pirla. E dove? La luna. Amici miei, mangiamo e beviamo e speriamo dal lato mondo ci verremo. Che bella. Fai una così. Com'è bella, com'è bella la città di Pulcinella. Com'è bella, com'è bella la città di Pulcinella. Ma vi rendete conto quanto è brava? Io l'ho vista in scena con
tra l'altro con degli amici, con Edoardo Ricciardelli, che lei conosce molto bene, con Lubrano. Con Lubrano, siamo conosciuti al Teatro delle Muse. In Brigantesse. Brigantesse, sì. Questa, questo scriccioletto dagli occhi neri e mediterranei, occhi è una leonessa. Marroni scuri. Esatto, però insomma, ricordano, nonostante sono scuri, ricordano il mare, perché insomma chiunque ha a che fare con Napoli non può non ricordare e non tornare poi al mare. Comunque dicevo che in Brigantesse lei dimostra di essere, cioè, ho scoperto una leonessa sul palco, perché lei sembra così un po' intuita, ma è una leonessa vera. Una leonessa come l'età delle Brigantesse. Senti, quindi adesso che stai vivendo, diciamo, la tua teatralità a Roma, veniamo da un momento particolare del quale voglio sempre meno parlarne, anzi poi quando andrà in onda questa puntata probabilmente insomma saremo in estate inoltrata e speriamo che già tu sia su qualche palcoscenico. C'è qualche progetto proprio imminente? Guarda, ritornando, sembra strano, però si ritorna sempre alla maschera. Io comunque ho sentito sempre parlare di mascherine, però io quando si sente parlare di maschera c'è poco da fare, ritorno sempre alla commedia dell'arte. E quindi ho avuto questa immagine di un Pulcinella chiuso in una gabbia come tanti animali, no? E sofferente di non poter svolazzare, perché poi Pulcinella ha le ali, ma sono delle ali invisibili, certo, in un certo senso. Cioè lui vola con lo spirito, vola con la mente. E quindi l'idea proprio di questa liberazione da una gabbia, da una chiusura. Quindi l'unica maschera che vorrei indossare, che può essere un modo proprio per rincontrare una maschera vera, è proprio quella di Pulcinella. Insomma. Senti, naturalmente in ogni artista napoletano c'è un po' di Pulcinella dentro di voi, ma non pensi che anche al di là di essere napoletani, in qualsiasi artista ci sia molto Pulcinella dentro? Sì, Pulcinella è In che maniera secondo te c'è? Guarda, è un modo di pensare, un modo di affrontare la vita, no? Tornare proprio a quell'evasione, no? Cioè il sentirsi liberi, magari è proprio nell'intimità che ognuno di noi nasconde. Questo senso proprio animalesco, questo senso anche di giocare con la tragicità della vita, no? Mi fai una cosa piccolissima sempre di teatro che riconduce a questa, a questo essere a questo essere dei Pulcinella tutti quanti noi. Guarda, non so, ora mi viene in mente Viviani, proprio parlando di tragicità e volto anche sorridente, no? Che Viviani ci faceva ridere, ma quella risata che sa di sale, certo. Quindi una risata amara. E c'è una poesia che adesso mi viene in mente, molto, molto veloce, appunto di questo simoro della tragicità e del sorridere, che è Guerra e pace, pace e guerra. E fa proprio così. Allora aspetta, estemporaneo, sì. Allora, Guerra e pace fa Kist so jurn e pace e maranar figli in terra e varca a mare. Kist so tiempo e pace jurn amara figli in terra e varca a mare jurn e guerra. Pace, oddio, non mi ricordo. Non sai che non mi ricordo. Non fa niente perché può succedere. Che? Ti ricordi quella nel film? Suona bellissimo. Ma che animale è? Guerra e pace. Ma che animale è? Ti ricordi? È proprio Guerra e pace. Quando Titina De Filippo, sì, diceva. Sì, sì, sì. Che lui... non Totò Truffa. Fuori legge, no? Sì, sì, è fuori legge. Che esatto, fanno, esatto. Che loro vanno a fare. Che loro vanno lì e dici, ma che animale è questo? Ma che animale qua? È questo qua? Senti, comunque la musica pure è importante. Sì, tanto. Mamma che la capù. Indifferentemente, tanto saccio che so, per te non so più niente, e dammi sto valere, non aspettare mai, da indifferentemente, se tu m'acciri non ti rigo niente.
ho fatto la versione alla Enzo Granagnello, bellissimo, proprio così al volo. Proprio così al volo, beh, perché comunque insomma poi la musica, io dico sempre che voi napoletani siete tutti cantanti, pure quelli che non cantano, siete tutti. Dai, abbiamo la musicalità proprio nel. Senti, io evito di dire, una cosa che dico sempre, che alla fine lo dirò pure adesso, insomma, io il mio amore per Napoli è talmente grande che, ecco, tu diciamo hai più volte detto che. Cioè, mi hai raccontato che da bambina nella letterina di Natale mettevi questa voglia. Sì. Io ho sempre detto che se non fossi nato a Roma volevo nascere a Napoli. Napoli. Quindi sono due città con questo grande legame tra di loro. Senti Susi, comunque qual è la cosa che più, lo so, è una domanda un po' banale, però è una domanda che io faccio spesso perché ognuno poi mi dà una risposta diversa. Qual è la sensazione più grande che tu hai prima di salire su un palco? Tu sai che c'è chi soffre, chi via l'ansia, chi c'ha paura, sì. Qual è il tuo rapporto invece con, la, con quei 5 minuti prima, guarda, del chi è di scena? È un po' come andare sulle montagne russe, sai, vuoi farlo, ci sei, no? Dici ok, mi voglio divertire, però c'è la FIFA. Ma tu sai che senza quindi, quella FIFA sarebbe... Esatto, esatto. E quindi uso molto la testa. Quindi la testa mi aiuta molto, cioè proprio concentrarmi e stare lì presente con la mente e col corpo. Però è proprio quella sensazione di andare, non lo so, sulle Torri Gemelle, sai, quei giochi dove ti prende tutto, vai su e giù, capito? Quei serpentoni, quelle cose che ti stravolgono tutto dentro. Quella è una sensazione che l'ho sempre sentita, di trovarmi sulle montagne russe. E quindi è bella. È bella, però non ti deve sfuggire, cioè non ti devi far... Ma io dopo tanti anni a volte mi capita, insomma, spesso lavorando con altri, che per esempio io ho una cosa, a me non provo, ho la paura come tutti quanti, però non ho la FIFA, quella, anzi mi prende proprio, non vedo l'ora di... cioè quando danno il kit di scena, ma è una cosa che mi è scattata all'improvviso, così racconto un attimo, stavo una volta per aprirsi il sipario, io stavo già di spalle, diciamo che un po' lo soffro quando quegli spettacoli dove stai dietro al sipario e si deve aprire, cioè insomma mi preferisco entrare, e mi ricordo che a un certo punto mi tremava la gamba sinistra, ma già era un po' di tempo, e a un certo punto dissi, sa, ma tu... stai sempre a combattere per cercare di stare sul palco, e mo che ci stai? E mo che ci stai? E mo c'hai, e porca, ecco, da quel giorno mi è scattata proprio di, ma io ci voglio stare io, non è, cioè, non è che invece ho conosciuto grandissime attrici, e anche esperienza, dirmi, no? Dirmi, ma perché sto qua? Mannaggia la miseria, ma come perché sto qua? Ma che bello! Vabbè, comunque non è un merito, è un fatto di carattere. Beh, anche l'esperienza proprio di starci, no? Sul palco, forse più ci stai e più riesci a sentire questa cosa, ma poi anche a gestire il divertimento con l'ansia, la preoccupazione, insomma, con tutte le cose. Senti, allora adesso io ti voglio salutare con un piccolo accenno a una canzone, una vecchia serenata romana del 1901, che te la dedico perché credo credo, te lo dico proprio, io potrei essere il papà, quindi non è una, Roma si dice, non è una cosa da provolone, ma proprio perché la sua bellezza mi fa pensare alle serenate e al fatto che lei ama così tanto Roma, e quindi a un certo punto mi sembra giusto dedicarti questo pezzettino proprio. Nina, se voi dormite, sognate che io vi bacio, che addolcisco il sogno cantando adagio adagio. L'odore dei fiori che ve confonde col canto mio se perde tra le frune. Ora farla a luna, una canzone così è proprio fatta col cuore. Bellissima. Perché la voce è ancora freddissima. Io poi l'amo questo suono romano, lo amo proprio tantissimo. Infatti ho fatto solo suono quello proprio romantico. Ho no? visto un commento a un incontro che ho fatto un altro mio grande amico, collega, che pure lui canta molto Roma, ha scritto una cosa molto bella, mi è venuta in mente, allora volevo dedicare questa canzone. Senti, ti faccio l'in bocca al lupo. Crepi, continua davvero. Ad essere la leonessa che sei, la bella persona che sei. Una leonessa pulcinellessa. Bella, bella, bella. Va. Susi Pariante, come vi capiterà di vedere qualche locandina dove c'è il suo nome, andatela a vedere, è fortissima. Vabbè. Ciao. Grazie, Susi. Ciao.